Buonasera. Buonasera a questo graditissimo pubblico, non amplissimo ma graditissimo, perché chi è presente ha sempre ragione e ha sempre una marcia in più rispetto a chi non c'è. Quindi benvenuti a questo pomeriggio, ora chiamarlo spettacolo è un po' pretenzioso. Diciamo è una rassegna, e camminando lungo la primavera, è una rassegna di allenamenti di persone, perché dopo questo arrugginimento del Covid cominciano a sciogliersi, a ristare insieme, e rifare coro, rifare letture, rifare tantissime altre cose che ci portano a socializzare. Quindi è una cosa bellissima. E vedete che è un esperimento di persone che saranno qui sul palco e di persone tecnici, come vedete c'è quattro persone alla parte tecnica, quindi come un teatro vero. Noi ci stiamo allenando a diventare sempre più perfetti, noi ambiamo alla perfezione. Perché? Perché è importante avere questa bella attrezzatura, perché chi monta quassù e chi guarda dalla platea deve essere gratificato da sentire bene, vedere bene, perché è quello lo scopo. E anche per una cosa, accrescere e mantenere alta l'autostima, perché noi tendiamo alle nostre età, tendiamo spesso... Ci succede un piccolo inconveniente, non capisco più niente, non so più buona a niente. Questa sarebbe l'autostima, il crollo dell'autostima. Invece facendo queste cose qui, anche leggendo, anche una storia, anche una canzoncina, si mantiene alto sia in chi vede, che poi domani sarà incentivato a venire sul palco, va bene, chi vede incentivato a aumentare e mantenere alta l'autostima. Quindi stasera sarà questo percorso sulla primavera. Certamente non sono cose eclatanti, sono cose, alcune cose le sapete bene, però sicuramente sono gradevoli e sono, diciamo, un'alternanza tra un qualcosa di più allegro, senza dimenticarsi che siamo in un periodo un po' particolare. Quindi questo insieme, diciamo, questo percorrere da marzo fino a giugno, nella primavera, è un modo per stare insieme, per passare, come dire, un pomeriggio un po' diverso rispetto a quell'altro. Noi cerchiamo di mettercela tutta. Io volevo qui un saluto affettuoso a Vera, perché Vera doveva essere la presentatrice, poi ha avuto, va bene, degli impedimenti, va bene, e quindi indegnamente la sostituirò io in quel ruolo di presentatore. E quindi, niente, se c'è qualche cosa, ma noi cerchiamo di far stare tranquilli sia gli attori, le attrici e i tecnici, se c'è qualcosa là, come dire, affrontiamo in diretta, tanto non siamo al Festival di Sanremo, qui le cose, se c'è qualche cosina si rimedia, però l'importanza è poi che venga fuori un lavoro buono. E qui ringraziamo Lorenzo che è qui alla telecamera, liberando in questo modo Piero, che insieme agli altri è alle console dei suoni, delle immagini, eccetera, eccetera. Quindi un ringraziamento
perdonateci prima se qualcosa non funziona. Siamo qui però con il cuore per darvi tutto quello che possiamo dare al meglio. Grazie. E così inizia il nostro cammino. La primavera del Botticelli. Chi meglio di lei può rappresentare la nascita della primavera? Marzo si dice, che cosa si dice di marzo? Marzo? Pazzo, benissimo. Perché? Perché non si sa mai se si piglia l'ombrello, se si piglia il giacchettino, se si piglia... D'altronde è così, marzo è pazzo, però marzo che cosa ci regala? Il 21, 20, 21, secondo le varie astronomie, ci regala la primavera. San Benedetto... Esatto, la rondine sotto il tetto, però... Marzo, non ancora primavera, ma ci regala l'8 marzo, la festa vostra, la grande festa della donna, e il 19 ci regala la festa del padre, del papà, San Giuseppe. Quindi non siamo ancora in primavera, per carità, non siamo ancora in primavera, però è sempre marzo. E quindi da quella data lì, e marzo c'ha anche... Cominciano i fiori perché cominciano a far sentire la primavera, a far sentire il risveglio. Vedete, i fiori, i prati cominciano a ornare il nostro bel paesaggio qui toscano. E le meraviglie della natura. Ma naturalmente per raccontare quello che è effettivamente marzo, abbiamo scomodato, ma anche per gli altri mesi, abbiamo scomodato niente meno che un astrologo, come si dice nella nostra parte, un astrologo che ci racconterà, farà una specie di identikit del mese di marzo. Prego, musica per l'astrologo. Divino. Perché pare che le guerre cominciassero tutte in questo mese. Marzo ha 31 giorni ed ha come segni zodiacali i pesci, fino al 20. Poi Ariete, che è il primo dei 12 segni e dà inizio alla primavera. Il giorno 20 o 21 ha luogo l'equinozio, cioè il giorno e la notte durano lo stesso tempo. Ed è il giorno in cui il sole nasce veramente ad est e tramonta esattamente ad ovest. Le giornate dal 1 al 31 del mese allungano di un'ora e mezza e nell'ultimo fine settimana di marzo entra l'ora legale, già dal 1966. Prevedo dopo aprile.
E in ogni mese ci sarà ovviamente una filastrocca, perché anche noi abbiamo declamato da bambini le filastrocche, ma ora che siamo anche nell'età in cui si ridiventa bambini, ci risiamo ancora con le filastrocche e i proverbi relativi al mese di marzo, che ce li leggerà e ce li racconterà Maria Grazia. Prego la musica per Maria Grazia. La prima rondine venne ieri sera a dirmi: è prossima la primavera, ridon le primule nel prato, gialle. E ho visto, credimi, già tre farfalle. Accarezzandola, così le ho detto: sì, è tempo, rondine, vola sul tetto. Ma perché agli uomini ritorni in viso, come nei teneri prati il sorriso, un'altra rondine deve tornare dal lungo esilio, di là dal mare. La pace, o rondine, che voli a sera, essa è per gli uomini la primavera. Che chiude in bellezza. Proverbi di marzo. Marzo, pazzerello, guarda al sole e prendi l'ombrello. Neve marzolina, dalla sera alla mattina. Per San Benedetto, la rondine sotto il tetto. Marzo asciutto e aprile bagnato, beato il villan che ha seminato. L'acqua di marzo è peggio delle macchie nei vestiti. Un'altra rubrica che si ripeterà nei mesi, naturalmente, è quella accade e accadde a Siena. Accadde nel senso storico, non oggi ma di ieri, e accade nel mondo contradaiolo, siccome siamo a Siena, siamo felicemente suddivisi in contrade, vogliamo sapere che cosa succede mese per mese. E questo ce lo racconteranno Paola e Angelo. Prego, musica. Cinta da vecchie mura. Le vie dell'Onda, in particolare di Alfre, ospitano una grande festa in suo nome, con bancarelle di dolciumi, frittelle calde e soprattutto con i carretti realizzati con le pigne e i colori delle contrade. San Giuseppe, infatti, è patrono dei falegnami e dunque dell'arte dei legnaioli, al quale è consacrato l'oratorio della contrada. 25 marzo il Capodanno senese. Il Capodanno senese è stato reintrodotto nel 2013 dal magistrato delle contrade, insieme al comune di Siena e alla Curia. A Siena, infatti, così come in altre città toscane, l'anno iniziava il 25 marzo, giorno dell'Annunciazione a Maria da parte dell'angelo Gabriele. Da precisare che già Paolo Neri, allora priore della nobile contrada del Nicchio, aveva attivato questa ricorrenza nella propria contrada. Ogni anno il magistrato offre un cero alla Santissima Annunziata, alla presenza degli alfieri e del tamburino, e un oratore propone la sua riflessione sui valori civili o religiosi. 8 marzo 1561. Viene posta la prima pietra della fortezza Medicea, dal lato verso San Domenico.
Nel luogo in cui sorge oggi la fortezza, in precedenza si erigeva la cittadella spagnola voluta da Carlo V. 15 marzo 1927, arrivano a Siena le nuove targhe con impressa la sigla della provincia. Le targhe, prima del 1927, iniziavano con il numero 59, poiché Siena allora era la 59esima provincia in ordine alfanumerico. La prima targa, consegnata il 24 marzo 1927, C1, fu assegnata alla Fiat 509 del signor Guido Torricelli di Siena. 24 marzo 1907, le filovie elettriche senesi. A Siena i primi mezzi pubblici non trainati da cavalli furono quelli delle filovie senesi, una delle prime reti in Italia. Il percorso era circa di 7 km e il capolinea in centro città era in piazza Indipendenza. Il biglietto costava 20 centesimi per arrivare a Fontebecci e 15 per arrivare in Valli. Che c'è di meglio per concludere il mese di marzo? Una bella stornellata. E qui abbiamo appunto un musico, uno stornellatore, che ci farà sentire Mattinata fiorentina. È primavera, svegliatevi bambine, alle cascine e serafine vai rubacuore. E a tarda sera, Madonna fiorentina, quanti ricordi diventeranno i prati in fiore. Fiorin di noce c'è poca luce ma tanta pace, fiorin di noce c'è poca luce. Di brace Madonna dice non nega baci, baciarle piace, che male c'è. È primavera, svegliatevi bambine, alle cascine le serafine fai ruba. È primavera, che festa di colori, Madonna e fiori, pentaste il genio di un gran pittore. E allora sera fiorivano gli amori, gli stessi amori che adesso intrecciano i nostri cuori. Fiorin dipinto s'amava tanto nel 400, fiorin dipinto s'amava tanto, fiorin d'argento Madonna amante da gambe tinte, persin dal vento si fa baciare. Primavera, che festa di colori, Madonna e fiori, trionfo eterno di gioventù. È primavera, che festa di colori, Madonna e fiori, trionfo eterno di gioventù. Bravo, bravo.
Andiamo a aprile. Vedi che c'hai. Ecco che c'è aprile. Aprile, che cosa si dice appena si pronuncia questa parola? Aprile? Dolce dormire. E tutti i segreti, questo identikit del mese di aprile, ce lo ridice chi meglio del nostro astrologo, che rientrerà in scena raccontandoci il mese di aprile. Musica per lo astrologo. Arriva lo astrologo. Aprile deriva secondo alcuni da aperire, latino, per indicare il mese in cui si schiudono le piante e i fiori. Aprile ha 30 giorni e dal primo all'ultimo del mese le giornate si allungano di 1 ora e 21 minuti. I segni zodiacali fino al 20 è l'Ariete. Fuoco, poi il toro, terra. In questo mese cadono il maggior numero di Pasque. Come saprete, la Pasqua varia la data, ma viene sempre di domenica. Ed in quella successiva, il primo plenilunio dopo l'equinozio del 21 di marzo. Quindi la Pasqua può variare dal 22 marzo al 25 aprile. Il giorno della liberazione dal neo-nazifascismo. Io devo camminare piano, perché sono un mago. Bellissimo l'astrologo, bellissimo l'astrologo, ha raccontato, è così. E naturalmente anche Maria Grazia, dal pari suo, ci dirà la filastrocchina giusta per aprile e i relativi proverbi. Prego, musica per Maria Grazia. Aprile, il gran pittore va a spasso col pennello e mette giù colore per fare il mondo bello. Dipinge di celeste l'occhietta fiordalisi, col bianco fa la veste dei candidi narcisi, alle margheritine mette nel cuore il giallo, alle campanelline dà un tocco di corallo, di luce e di colore veste la terra intera. Poi domanda al pittore: ti piace, o primavera? Proverbi d'aprile. Aprile, dolce dormire. Aprile, ogni gocciola un barile. Per tutto aprile non t'alleggerire. Se piove il terzo aprilante, 40 giorni durante. E a questo punto musica da parte del maestro Maddì e della sua cantante Marta, che ci ha allietato in passato, prima del maledetto Covid, ha allietato i nostri balli qui al centro. E speriamo davvero che lo possano fare ancora tra breve, quando si sarà rinormalizzato veramente tutto. Quindi io
lascio il palco esclusivamente a loro, questo è il loro palco, è il loro, la loro attrezzatura. Prego, maestro Maddì, prego Marta, fate come foste a casa vostra. Respiriamo l'aria, è la primavera, è la primavera, è la primavera. Sabato mattina ancora a scuola, l'ora ormai finita e la mia mente va. Una settimana intera e oggi lo vedrò. Dio come mi manca, giuro non lo lascerò. Un'uscita con l'amica Isadì, ho lettere nascoste di segreti e gli appuntamenti alle 4 sotto al bar, con il motorino fino al centro giù in città. Oh, respiriamo l'aria e viviamo aspettando primavera. Nai, nai, na. Siamo come fiori prima di vedere il sole a primavera. Nai, nai, na, na. In sala si dice sempre: suoneranno e canteranno per voi Marta alla mia destra e Gabriele alla mia sinistra, e dice lei naturalmente. Qui facciamo molto velocemente. Respiriamo nuovi amori aspettando che sia primavera. Nai, 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 na. Siamo come fiori prima di vedere il sole a primavera. Nai, 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 na. Respiriamo l'aria e viviamo aspettando primavera. Arrivati. E adesso facciamo un brano un po' allegro. Un po' più allegro, una baciata. Sono diventata sorda. Ecco il salone. Zina un pochino calada, ma non fa nada, e non fa nada. E la caviglia un pelito gonfiata, ma non fa nada, e non fa nada. Quando se muove suave sensual, pare che il femore è original. A mi me gusta bailare contigo, o vaccinata. Faccia sta vecchia muchacha immunizzata. Mi rotto il cuerpo da cinefeca, con l'anticuerpo della AstraZeneca. Fascinata. E non mi importa che dice la gente, perché il corpetto si trovo al mattino e tu sorriso sul mio comodino. Sei la regina, sei l'unica dea, perché si cacca la guerra, ogni buco è trincea. Vaccinata, io faccia a faccia sta vecchia mucciaccia immunizzata. Cosa fai? Sai che mi chiamo. A me mi gusta bailare contigo, o vaccinata. Io faccia a faccia, sa vecchia mocciaccia, già richiamata. E questo era Fico Zalone, più o meno faceva così, naturalmente. Cerchiamo di fare il nostro meglio.
insieme a tutti i componenti del Pinau Nazionale. Grazie. Allora passo la parola al nostro Brogi. Allora ringraziamo questo intermezzo così allegro, musicale, con la cantante, con il maestro Maddì che ci ha fatto un bel intervallino, e ora ritorniamo a una rubrica, la rubrica di Paola e Angelo, che ci raccontano in questo mese che cosa succede, accadde e accade a Siena. Siete pronti? La musica è pronta? Ebbene, entrino i narratori. Aprile, Madonna del Buon Consiglio, patrona della contrada del Val di Montone. A Siena tutti sanno che il Montone è la prima fra le contrade a celebrare la festa titolare e quindi a rullare i tamburi. Ma non tutti sanno che fino al 1909 la comparsa della contrada girava la prima domenica successiva al 15 di agosto, ricorrenza della prima patrona Maria Assunta in Cielo. Nel Montone si corre il Palio dei Cittini. Questo era nato da bambini delle contrada che per giocare imitavano il palio correndo intorno al Prato dei Servi e all'allora Alberino. Per amalgamare i bambini di tutte le contrade, questo gioco è diventato un vero e proprio palio. Il verrocchio, il mossiere, il canape, un percorso d'anello. Ogni contrada manda due bambini, uno è il cavallo e l'altro il fantino, orgogliosi di rappresentare la propria contrada e di indossare il proprio giubbetto. Sulle note dell'inno della contrada vincitrice i cittini vanno a prendere il palio, drappellone importantissimo anche a livello artistico, poiché viene dipinto dal pittore che realizzerà il cencio di luglio. 6 aprile 1962, vengono tolti i posteggi da Piazza del Campo. Siena è la prima città d'Italia ad aver scelto di limitare il traffico dentro le mura. A seguire, al 4 luglio è vietata la sosta in Piazza del Campo e nel 65 il centro storico è chiuso al traffico. 11 aprile 1944, le bombe su Siena. La città del Palio subì un numero piuttosto limitato di bombardamenti che causarono più di 40 morti, insieme alla distruzione della stazione ferroviaria, della basilica e del convento dell'Osservanza e di numerose abitazioni private. 15 aprile 1771, una nuova pavimentazione per le vie di Siena. Il 15 aprile si iniziano a pavimentare le strade di Siena con pietra spugnosa legata insieme con calcina. La sperimentazione della nuova lastricatura viene fatta tra Palazzo Paparoni e Camollia. Due anni dopo, il 1773, i lavori proseguono in Pantaneto. 18 aprile 1777, tempesta di fulmini su Siena. A Siena il primo parafulmine fu installato sulla Torre del Mangia nel 1776. Guardate, il 18 aprile del 1777 Siena fu colpita da un fortissimo temporale con caduta di due fulmini, uno sulla Torre di Piazza e l'altro sul campanile della Cattedrale, senza causare danni. Pensate un po', aggiungendo a quella bellissima cosa che ci ha detto Angelo e Paola, quello che ha messo il parafulmine è l'inventore del parafulmine, Vende Franklin. Pensate un po' l'importanza di questa città. E qualche volta che oggi è un pochettino tentennante questo prestigio,
ci arrabbiamo un po', perché abbiamo un grande passato dietro di noi. Alla fine di aprile, proprio al passaggio verso maggio, c'era e tuttora alcuni gruppi rievocano quel passaggio lì attraverso il canto del maggio, i gruppi dei maggerini, di cui Antonio, che l'abbiamo temporaneamente distaccato dalla console delle luci, è un narratore di questo e ci introdurrà nel filmato che noi andremo a vedere, ci introdurrà in questa tradizione che consisteva nell'andare ad annunciare ai contadini nelle campagne l'arrivo della bella stagione e quindi la fine dell'inverno, anche se si è detto l'inverno è finito il 21 di marzo, però il maggio è l'annuncio dell'arrivo della bella stagione. Quindi la parola a Antonio che ci introdurrà in questo filmato. Quella che vedete ora in sovrimpressione è la comune di Bagnaia, che è una delle ultime comuni che sono rimaste, dove comuni vuol dire proprio dove la gente mette in comune tutte le entrate, divide il lavoro che si deve fare nei campi e dall'altra parte, tra l'altro fanno esclusivamente agricoltura biologica e fanno anche un ottimo vino, e suddividono poi i proventi e si suddividono anche i turni per fare da mangiare, per lavare piatti e tutto quanto, perché mangiano appunto in comune. E quello che avete visto, queste sculture che vedete, sono anche queste di uno dei comunardi di Bagnaia, che purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa, Guerrino, una persona d'oro veramente, che oltre a cantare nel maggio e tutto quanto faceva anche queste cose molto, molto particolari. Che cos'è questo gruppo? Il gruppo è il gruppo della Montagnola, è un gruppo che è nato nel 1994, quindi si parla già quasi di 30 anni fa, su un'idea che a quel tempo, diciamo, la spinta venne più che altro da Caterina Bueno, non so se l'avete sentita, l'avete vista qualche volta anche. E anche lei purtroppo è venuta a mancare già diversi anni fa, una ricercatrice, cantante di tutte quelle che sono state le tradizioni in modo particolare della campagna, ma anche di quelle operaie. Su questa richiesta, diciamo, su questa idea di Caterina Bueno, i due che hanno poi portato avanti da allora e continuano a farlo ora sono Andrea Fantacci e Monica Tozzi, e sono venuti qui anche qualche anno fa insieme a cantare appunto il maggio. Cos'è il maggio? Il maggio è una tradizione che vedeva appunto questi gruppi di diciamo, molti erano contadini, la maggior parte erano contadini, e il gruppo veniva fatto così: c'era un poeta, e c'è tuttora un poeta, in questo caso sono io e ci sono anche altri, che quando arriva nel potere fa una ottava di permesso, cioè chiede il permesso di cantare, perché il padrone di casa può anche non volere che questo gruppo venga. Tenete presente questo: una volta i gruppi erano fatti così, partivano la sera del 30, il pomeriggio del 30, e andavano avanti fino a che potevano, e poi a un certo punto, e anche un po' caldi da quello che avevano mangiato, ma più che altro bevuto, dormivano in qualche pagliaio, in qualche fienile, e poi la mattina dopo all'alba ripartivano e continuavano a girare podere podere. E quindi qualche podere le voleva e qualche podere no. Quindi il poeta chiedeva il permesso. Poi c'è l'alberaio, che è quello che porta all'albero, che è il simbolo della rinascita appunto di tutta l'agricoltura e tutte quante le cose. E poi c'è il corbellaio, quello che porta al corbello, dove si mette le cose che vengono donate
da chi ospita, quindi il cacio, la bottiglia del vino, due salsicce, l'ova, un pezzo di pane, qualsiasi cosa, con cui poi a fine di tutto questo viene fatto, di solito la settimana dopo, la cosiddetta ribotta, che è il pranzo o la cena in cui si mangia e si beve tutto quello che viene regalato da quelli da cui siamo stati. Tenete presente, questo gruppo è un gruppo da cui sono passati nomi grossi, nel senso che non è soltanto fatto da gente così, c'è passato, per dirne una, Carlo Monni, non so se l'avete presente, anche lui purtroppo qui si parla tutto di scomparsi, però il fiorentino, un fiorentino di quelli proprio che la lingua la lasciava andare in tutti i modi. Quindi questo è quello che è il maggio e che sentirete stasera. Il maggio di questo gruppo è un maggio cosiddetto politico, nel senso che alcune canzoni vengono fatte dal maggio tradizionale, altre, in modo particolare il canto del maggio che si rinnova tutti gli anni, la musica è la stessa, ma le parole vengono cambiate tutti gli anni. Anche quest'anno l'abbiamo riscritto e viene riscritto con dei temi di attualità. Sentirete delle parole infatti che parlano di guerra e di altre cose, chiaramente. Poi sentirete, all'inizio c'è la mia ottava di permesso che chiede appunto il permesso, e per finire sentirete la pianura dei sette fratelli che parla dei fratelli cervi, e quindi di una cosa che ormai sono passati tanti anni, ma che comunque la ricordiamo sempre volentieri. Qui a Bagnaia ci si viene spesso, c'è sempre gente tanto, tanto bella. Allora ve lo chiedo io il permesso, prima che mi si secchi la favella. Fatelo ora, fatelo adesso, abbiamo una sorpresa che sbarella. Ci sa due nuovi maggi da cantare, diteci allora che si può entrare. Si può entrare, sì. Proprio a Bagnaia non poteva mancare l'ottava della musa mia pratese, e di farle mi veci per cantare, io conto che Andrea sarà cortese. Che l'orto vi dia tanto da avanzare, ogni gallina 40 ova in mese, le vigne garantiscan le bevute, e in maggio vi conservi la salute. Wow. Questo è Giovanni. Grazie Giovanni! Giovanni da Prato! Bella! Primo maggio rifiorente, dalla pandemia risorge, fiore rosso ancora porge, per convincere la gente. Fiore rosso ancora porge per convincere la gente. La plastica nel mare, la natura si rivolta e ci dice questa volta di finirla di inquinare. E ci dice questa volta di finirla. La inquinare. Per chi viene dai sotti, certo un canto l'ha sentito, li conosco a mena dito, quel complesso di uccellotti, li conosco a mena dito, quel complesso di uccellotti. Vola l'avvoltoio, non c'è pace ma le bombe, maggio porti alle colombe grano e da beveratoio. Maggio porti alle colombe grano e da beveratoio. Per chi scappa dalla guerra, da miseria e dalla fame, che
la pace faccia strame delle armi sulla terra. Che la pace faccia strame delle armi sulla terra. E distruggon borghi antichi, pure dove è nato Trotsky, sono proprio giorni loschi. Aspetta. Quel vento non c'era tempo per la paura, ma lì sotto la stella, quella più bella della pianura, avevano una falce e mani grandi da contadini, e prima di dormire un padre nostro come da bambini. Sette figlioli, sette di pane e miele a chi li do. Sette come le note, una canzone gli canterò. Pioggia nere, gelo e fora il fuoco insieme al vino, e vanno via i pensieri insieme al fumo su per il camino. Avevano un granaio e il passo al tempo di chi sa ballare. Chi mette la vita prende il suo amore e lo sa portare. Sette fratelli, sette di pane e miele. Maggio. E siamo arrivati a maggio. Siamo a metà della primavera. A questo punto, tutto quello ovviamente che succederà in questo mese ce lo racconterà ancora l'astrologo, a cui darò la parola tra breve. Ma dopo ci sarà una parentesi un po' particolare. Intanto ascoltiamo l'astrologo. Siamo a maggio. Il nome di questo mese deriva dall'antico calendario romano Maius, divinità latina, dea dell'abbondanza e della fertilità. Successivamente dedicato alla Madonna del Rosario, infatti questo mese è il mese delle rose. Ha 31 giorni e come segni a Toro fino al 20, poi Gemelli, il 1 maggio è la festa dei lavoratori, l'8 quella della mamma, e in questo mese le giornate allungano ancora, anche se un po' meno, un'ora e un minuto. A più sua palla! Vedi come va, cammina, vedi proprio. Bravo. Noi nel nostro centro affrontiamo sempre vari argomenti. Ci piace ballare, ci piace giocare a tombola, mangiare. Fra l'altro abbiamo una cucina straordinaria. Però
e ci piace anche fare allegria, però non siamo fuori dal mondo. E siccome questo momento è un momento particolare, ci dobbiamo ritagliare una parentesi per una riflessione. Ci aiuterà in questa riflessione Melosi, che Guido Melosi, che intanto ci narrerà l'avvoltoio di Italo Calvino, pensate. L'avvoltoio, lo sentirete, che nessuno vuole, fu scritto all'inizio degli anni 60, quando c'era la crisi di Cuba e il rischio nucleare. Guardate un po', dopo 60 anni risiamo ancora con il rischio. E l'avvoltoio è la bomba atomica. Poi, successivamente, giù la musica, per piacere, giù la musica, successivamente Antonella Fantozzi narrerà Nina Landra della guerra di Trilussa. E poi il maestro, il nostro maestro Giulio Pianigiani, che ci narrerà la guerra di Piero. Passati un po', troppo alto. Un giorno nel mondo finita fu l'ultima guerra. Il cupo cannone si tacque e più non sparò, e privo del tristo suo cibo dall'arida terra, un branco di neri avvoltoi si levò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via. Vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amor. L'avvoltoio andò dal fiume ed il fiume disse: no, avvoltoio vola via, avvoltoio vola via. Nella limpida corrente ora scendono carpe e trote, non più i corpi dei soldati che la fanno insanguinare. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amor. L'avvoltoio andò dal bosco ed il bosco disse: no, avvoltoio vola via, avvoltoio vola via. Tra le foglie in mezzo ai rami passan sol raggi di sole, gli scoiattoli e le rane, non più i colpi di fucile. Avvoltoio vola via, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amor. L'avvoltoio andò dall'eco e anche l'eco disse: no, avvoltoio vola via, avvoltoio vola via. Sono canti che io porto, sono i tonfi delle zappe, girotondi e ninna nanne, non più il rombo del cannone. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amor. L'avvoltoio andò ai tedeschi e i tedeschi disse: no, avvoltoio vola via, avvoltoio vola via. Non vogliamo mangiare più fango, odio e piombo nelle guerre, pane e case in terra altrui non vogliamo più rubar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amor. L'avvoltoio andò alla madre e la madre disse: no, avvoltoio vola via, i miei figli li do solo a una bella fidanzata che li porti nel suo letto, non li mando più a ammazzar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amor.
L'avvoltoio andò all'uranio e l'uranio disse: no, avvoltoio, vola via, avvoltoio, vola via, la mia forza nucleare farà andare sulla luna, non deflagrerà infuocata distruggendo le città. Avvoltoio, vola via, avvoltoio, vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. Ma chi delle guerre quel giorno aveva il rimpianto, in un luogo deserto a complotto si radunò e vide nel cielo arrivare girando quel branco e scendere, scendere, finché qualcuno gridò: dove vola l'avvoltoio? Avvoltoio, vola via dalla testa mia. Ma il rapace li sbranò. Antonella Fantozzi con Ninna Nanna della guerra di Trilussa. Ninna Nanna Nanna Ninna, er pupetto vola zinna. Dormi, dormi, cocco bello, se no chiamo Farfarello. Farfarello e Guglielmone che se mette a pecorone. Guglielmone e Cecco Peppe che se regge con le zeppe d'un impero mezzo giallo e mezzo nero. Ninna Nanna, pia sonno, che se dormi non vedrai tante infamie e tanti guai che succedono nel mondo, fra le spade dei fucili dei popoli civili. Ninna Nanna, tu non senti li sospiri e li lamenti della gente che si scanna per un matto che commanna, che si scanna e che si ammazza a vantaggio della razza o a vantaggio d'una fede per un Dio che non si vede, ma che serve dal riparo al sovrano macellaro. Che quel covo d'assassini che ci insanguina la terra sa benone che la guerra è un gran giro dei quasrini che prepara le risorse per i ladri delle borse. Fa la ninna, cocco bello, finché dura sto macello. Fa la ninna, che domani rivedremo gli sovrani che se scambiano la stima, buoni amici come prima. So cugini e fra parenti non se fanno complimenti, torneranno più cordiali i rapporti personali. E riuniti fra di loro, senza l'ombra d'un rimorso, ci faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro per quel popolo coglione risparmiato dal cannone. Brava. Ed ora la guerra di Piero con il nostro maestro Giulio Pianigiani. Prego. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa o nel tulipano che ti fa veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Dopo le sponde del mio torrente voglio che scendi in cerciola, non più che larmi dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi che era d'inverno e come gli altri verso l'inferno, teneva triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, le morti in battaglia tu porti la voce, chi diede la vita che mangia una croce. Ma tu lo disti, il tempo passava, con le stagioni a passo giava, e arrivasti a passare la frontiera in un bel giorno di primavera. Mentre marciavi con l'anima a spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico amore, ma la divisa di un altro colore. Spara il Piero, spara il Piero, e dopo colpo spara il ancora, finché che non lo vedrai in sangue, cadere a terra, coprire il suo sangue.
se li sparo in fronte del cuore, sul tempo il tempo va per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di morte cuore. Mentre gli usi questa premura, quella si volta ti vede paura, rimbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Vedesti terra senza lamento, ti accorgesti in un solo momento, che il tempo non ti sarebbe bastato a chiedere perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita quel giorno non ci sarebbe stato ritorno. Nimetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto troppo coraggio, nimetta mia, dritta all'inferno, avrei preferito andarci in inferno. Mentre il grano ti stava a sentire, e tra le mani stringevi un fucile, e tra la bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fa meglio dall'ombra dei fossi, ma sono mille parole. Grazie. E adesso chiamo ufficialmente qui sul palcoscenico il deposito della chitarra della Luca Giovanni. Prego, entrate nel palco. Quando sei partito, ricordo quello che mi ha detto, il giorno che tu mi hai lasciato, ti amo tanto, vorrei restare, scordarmi di partire, ma non è giusto, non sono nessuno. Tanto freddo dentro al cuore. Va tutto bene, ti penso sempre e spero di tornare un giorno o l'altro. Questa fortuna dovrà decidersi a arrivare. Amore, ritorna, le colline. Siete contenti? Un'altra? Così avvocate.
La faccio solamente pure, no? Bravo. Sì. Grazie. La rosa rossa è già sbocciata. E non sono timide le viole a mammole. Ormai la prima rondine è tornata. Nel cielo limpido comincia a volteggiare. Il tempo è bello e ad annunciare. Aprite le finestre al nuovo sole. È primavera, lasciate entrare un poco l'aria pura con il profumo dei giardini bravi in fior. Aprite le finestre ai nuovi sogni, bambine belle, innamorate. E questo è il bel sogno che sognate, sarà domani la felicità. Nel cielo tra le nuvole d'argento, la luna già fissata appuntamento. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, festa dell'amore. Allora ringraziamo il coro che si sta ricostituendo. E bisogna, come dire, cercare nuove vocazioni, perché avete visto, questa è la parte embrionale, quella più importante. Bisogna unire soprattutto dei maschietti che hanno la vocazione del canto, e bisogna incoraggiarli in qualche maniera a ricostituire un gruppone, un coro grande come era un tempo. Però intanto è un buon inizio, quindi ringraziamo veramente il coro, che perché cantare insieme, coralmente si dice, cantare insieme è anche socialmente una cosa straordinariamente bella. E a questo punto continuano le rubriche, e quindi le rubriche ovviamente della filastrocca, dalla musica ora passiamo alla filastrocca e ai proverbi. Prego, la musica della filastrocca per Maria Grazia, prego. A maggio non basta un fiore. Ho visto una primula, è poco. Vuol nel prato le prataiole, è poco. Vuole nel bosco il croco, è poco. Vuole le viole, le bocche di leone vuole e le stelline dell'odore. Non basta il melo, il pesco, il pero. Se manca uno, non c'è nessuno. E quando è in fiore il muro nero, e quando è in fiore lo stagno bruno, e quando fa le rose il pruno, è maggio quando tutto è in fiore. Proverbi di maggio. Chi pota a maggio e zappa ad agosto non raccoglie né pane né mosto. Maggio asciutto e soleggiato, molto grano a buon mercato. D'aprile piove per gli uomini e di maggio per le bestie. Se piove per l'ascensione, ogni cosa va in perdizione. Acqua di maggio è come la parola di un saggio. Ringraziamo Maria Grazia, come sempre brillante nella sua... Del resto era un'attrice. La classe non è acqua, cara Maria Grazia, si vede. E ora le rubriche senesi, le rubriche della Siena antica. Ancora una volta i piccioncini. Paola e Angelo, prego. 1913. Il Giro d'Italia.
Il Giro d'Italia inizia nel 1909, la sua storia, la sua tradizione. Un anno molto importante per il ciclismo senese fu il 1913, che il 9 maggio vide arrivare a Siena per la prima volta una tappa del Giro d'Italia. 15 maggio 1914, l'acquedotto del Vivo. In questa data l'acqua che sgorgava dalla sorgente del Vivo sul Monte Amiata, dopo anni di duro e difficile lavoro e anche un impegno economico, dopo circa un viaggio di 70 chilometri, giunse finalmente alle porte di San Marco. Nel 1980 all'acqua del Vivo si va ad aggiungere l'acqua del Luco, acqua più calcarea, che attraverso Siena si va a fondere e incontrarsi nell'acquedotto che si trova su Avico Alto. 19 maggio 1912, i bagni pubblici. Nel 1900 si iniziò a pensare a Siena e a parlare di costruire un fabbricato ad uso caffè con stabilimento per bagni. Bisogna aspettare fino al 19 maggio 1912, quando avviene l'inaugurazione del nuovo locale con bagni scolastici e docce, bagni distinti in tinozza di prima e seconda classe e bagni per varie cure fisiche. Tutto questo rappresentava un importantissimo passo avanti per il miglioramento igienico della nostra città. 26 maggio 1798, l'orribile scossa alla vigilia della Pentecoste. Il 26 maggio 1798, alle ore 13:10, una scossa di terremoto stimata intorno al grado 8,5 della scala Mercalli scuote Siena per qualche secondo. Si tratta del più violente sisma che abbia colpito la città, con danni pesanti ed alcuni crolli che interessarono soprattutto il rione di Fontebranda e di Ovile. Anche il palazzo pubblico subì vari danni, le carceri, il teatro, mentre non subì conseguenze la Torre del Mangia. Il terremoto mutò in parte l'aspetto urbanistico della città, provocò 3 vittime e circa 50 feriti. Per i gravissimi danni subiti da Siena per il terremoto, si decise di sospendere il Palio del 2 luglio. La seconda domenica di maggio, la nobile contrada dell'Oca gira in onore della sua patrona, Santa Caterina da Siena. Caterina non è solo una santa, ma un'ocaiola, tanto che la chiamano Nina. Le feste cateriniane, come le conosciamo oggi, nascono alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale da Papa Pio XII. Uno dei momenti più significativi delle celebrazioni è l'offerta da parte di un comune italiano dell'olio per la lampada votiva nel santuario della Santa. Come non ricordare l'aneddoto del prete Bani, correttore dell'Oca, che dopo la vittoria della torre spense tutte le candele all'altare di Santa Caterina con la celebre frase: «Si va a letto noi, vai a letto al buio anche te». L'ultima domenica di maggio la contrada del Drago gira sempre in onore di Santa Caterina. Il Drago può contare la carriera più turbolenta dal dopoguerra ad oggi, il cosiddetto Palio della Pace, organizzato frettolosamente con il drappellone appena abbozzato e rimandato al giorno successivo per la pioggia. Il favorito era il Bruco, che non vinceva da 23 anni e tutto sembrava filare a suo favore. Ma il fantino del Drago, rimasto sempre in seconda posizione per le nerbate, passò in testa. Fu la fine dei sogni del Bruco, i cui contradaioli, inferociti per il mancato successo, diedero vita a violenti scontri in piazza che portarono alla distruzione del cencio. Solo dopo un mese il Drago poté ricevere il palio, fatto ridipingere a spese del Bruco. Ma il pittore fece però una piccola variazione nel drappellone. Il Drago aveva ora nel suo stemma un piccolo bruco in bocca. Però ci sarebbe anche un'altra cosa, sempre l'ultima domenica di maggio.
che non è da poco. Avviene l'estrazione delle contrade per il palio del 2 luglio. Hanno diritto a partecipare al palio le 7 contrade che non hanno preso parte a quello corrispondente dell'anno precedente, ed il loro numero viene completato mediante il sorteggio fra le altre che vi parteciperanno. L'operazione avviene all'interno del Palazzo Comunale, alla presenza del Sindaco e di tutti i capitani. Le estrazioni saranno annunciate dalle chiarine e le bandiere delle contrade sventoleranno dalle trifole del Palazzo Comunale. Ed ora ci sarà veramente poco all'estrazione. Finalmente. C'è ancora maggio. No. E siamo arrivati all'ultimo mese o porzione di mese della primavera. E quindi giugno, poi la primavera ci saluterà, e comunque l'identikit anche di questo mese ce lo farà lo astrologo. Non voglio rubare il lavoro, il mestiere a chi ne sa più di me. Prego, musica e poi lo astrologo. Siamo arrivati all'ultimo mese della primavera. Quest'ultimo mese deriva il nome da Giunone, la dea moglie di Giove, il re di tutti gli dei. A 30 giorni, ed il 20 e il 21 ha luogo il solstizio d'estate, data dopo la quale le giornate che in questo mese erano allungate solo di 13 minuti fino a questa data cominciano ad accorciarsi e a fine mese sono già più corte di 3 minuti. Fino al 20 di giugno abbiamo il segno dei gemelli e poi dal 21 il cancro. Grazie. Si è scoperto un attore, vero? Sempre puntuale l'astrologo, non c'è niente da fare, è veramente un grande professionista. Ma Maria Grazia non è da meno a raccontarci l'ultima filastrocca e gli ultimi proverbi del mese di giugno. Prego. Filastrocca del mese di giugno. Il contadino ha la falce in pugno. Mentre falcia l'erba e il grano, un temporale spia da lontano. Gli scolaretti sui banchi di scuola hanno perso la parola. Apre il maestro le pagelle e scrive i voti nelle caselle. Signor maestro, per cortesia, non scriva quel 4 sulla mia. O quel 5 poi non ce lo metta, se no ci perdo la bicicletta. Se non mi boccia, glielo prometto, le lascio fare qualche giretto. Proverbi di giugno. Giugno, ciliegie a pugno. Acqua di giugno, rovina il mugnaio. Giugno, la falce in pugno. Tra maggio e giugno fa il buon fungo. In giugno, in bene o in male, c'è sempre un temporale. Grazie a voi. Grazie Maria Grazia. E
si sa, la primavera stimola, no? Stimola anche, sono tanti risbocci, ma anche l'amore è stimolante, la stagione per l'amore. Addirittura qualche volta si va a cercare la complicità della città eterna, e quindi Roma. Ma prima c'è un intermezzo del mio fratello, che il mio fratello è un improvvisatore, io non so che dice, ma ora sentirete lui. Poi insieme a Vanna canteranno Roma non fa la stupida stasera. Sentiamo un po' Graziano. Arruganti! Certo, come Arrugantino sono un po' attempato e improbabile. E Carinei e Giovannini si sarebbero guardati bene il maestro Trovaioli ad assumermi come protagonista. Però, con un po' di faccia tosta e l'aiuto della base di Piero, io speriamo che me la cavo. Piero, prego. Roma non fa la stupida stasera, dammi una mano a fare e dite sì. Scegli tutte le stelle più brillarelle che c'ha, e un friccito di luna tutta per noi. Fai e senti che quasi primavera, manna li meglio grilli e fa cri cri, ma guarda quel venticello scapiatello che c'hai, Roma regge nel moccolo stasera. Chissà chi avrà vinto, quello diceva di sì e quello diceva di no. Boh, Roma ce lo racconterà, con comodo ce lo racconterà. E adesso passiamo tra le ultime cose, ma poi c'è lo scoppiettio di ulteriore musica in finale. E passiamo alla poesia, una poesia che c'è molto cara perché è fatta da un nostro socio, il poeta contadino Giuseppe Semboloni. È una constatazione di un bambino che in primavera, arrampicandosi così in un saraggio, incontrò una creatura dolcissima che qualche volta invece noi gli diamo un significato un po' particolare. E comunque questa poesia così delicata sarà narrata e declamata da una persona delicata, una persona che è abituata a trattare con i ragazzi, una maestra. Prego. In quel momento no. Ero bambino e diventammo amici.
C'era un vecchio saragio là nel borgo dove mi arrampicavo in tutta fretta. A mangiar sarage, mi ricordo, vidi nel proprio nido una civetta. Lei spaventata iniziò a soffiare, di tanto in tanto girava il suo testone. Sono un amico, di me ti puoi fidare, mi trovo qui per fare colazione. Gli accarezzai le piume con dolcezza, lei sollevò le ali pian pianino. Il pigolio mi dette la certezza che stava covando il suo pulcino. Per giorni e giorni si ripeté la storia, pensai che non sarebbe mai finita, ma un giorno quel nido restò vuoto, eran volati ad affrontare la vita. Così dentro al mio cuore provai tristezza, volevo salutar mamma e pulcino. Giunto il tramonto, la mia civetta la sentì cantar sul mio camino. Si ripeté ogni notte il dolce canto sul vecchio tetto là della capanna. Per molti allegro, per altri era pianto, creduto mala sorte, oppur condanna. Ora porto con me questo ricordo di magie che ci ha donato Dio. Nei sogni di ogni notte vedo il borgo mentre sento cantare tutto mio. Ringraziamo Fiorella per questa poesia molto delicata, questa vicinanza con la civetta. Antonio è contento per quando si tratta di vicinanza della civetta, Antonio è sempre contento. Bene, a questo punto l'ultima narrazione di che accade a Siena nel mese di giugno. Ha fatto bene. Prego, Paola e Angelo. La prima domenica di giugno, l'imperiale contrada della Giraffa gira in onore di Maria Santissima della Visitazione. Alla Giraffa è legato un episodio curioso accaduto in occasione del palio straordinario del 24 settembre 1967. La notte precedente al palio, il drappellone venne trafugato, così che gli organizzatori furono costretti ad esporre sul carroccio il minuscolo bozzetto. La Giraffa vinse quel palio e i suoi contradaioli dovettero accontentarsi di festeggiare quel bozzetto. La sera in Provenzano arrivò una telefonata che spiegava che alcuni goliardi bolognesi a Siena avevano rubato il drappellone per scherzo, dichiarando comunque di volerlo restituire alla Giraffa, magari bevendo e scherzando con i suoi contradaioli. Per tutta risposta, i giraffini consigliarono agli autori della bravata di collocare il palio in un luogo prestabilito e di sparire subito dopo, se volevano evitare di incorrere in spiacevoli conseguenze. Il gruppetto di goliardi capì così che era meglio far come dicevano i senesi. Lasciarono il drappellone nel luogo concordato e subito dopo lasciarono Siena. La Giraffa oggi espone così nel suo museo sia il drappellone originale che il bozzetto fatto sfilare in piazza. Il 13 giugno, Sant'Antonio da Padova, patrono della contrada della Tartuca. Contradaiolo memorabile Silvio Gigli, tartuchino che è stato per tutti la voce del palio, rimasto famoso per il suo motto «E Siena trionfa immortale». Nella sua contrada Silvio Gigli ricoprì la carica di mangino e la sua figura è associata in particolare al Palio della Pace. In quell'occasione la Tartuca aveva una accoppiata molto pronta in partenza, tanto che la sera del palio uscì prima dai canapi per ben due volte. In entrambe le occasioni però la mossa fu annullata e questa decisione scatenò la rabbia di Silvio Gigli, tanto da farla andare al verrocchio e dare due ceffoni al mossiere, gesto che però fece decidere la Tartuca a ritirarsi dalla carriera. Sempre per Sant'Antonio da Padova gira la contrada Priora della Civetta. La contrada Priora della Civetta insieme a Sant'Antonio da Padova ha però un altro patrono, San Bernardo Tolomei,
canonizzato nel 2009 con la partecipazione a Roma in Piazza San Pietro del popolo e della comparsa della Civetta. Riguardo alla statua del Santo Bernardo Tolomei c'è un aneddoto molto simpatico che si lega alla presenza di un fazzoletto della contrada sulle sue spalle. Infatti il palio del 16 agosto 2009, dedicato al Beato, fu vinto dalla Civetta dopo ben 30 anni di astinenza. Per onorare il santo fu posto nelle sue spalle questo segno di gratitudine che tuttora è lì a ricordare l'evento. Da notare che la Civetta nel 1761 realizzò il primo cappotto della storia del palio, vincendo nello stesso anno le due carriere di luglio e di agosto. 5 giugno 1909. Come si ricordava prima, anche qui c'è un altro primato per Siena. Al Costone avviene la prima dimostrazione di pallacanestro in Italia. Pensate che fu proprio Monsignor Nazareno Orlandi, fondatore del Costone, sacerdote all'avanguardia nelle attività ricreative dei giovani e degli adolescenti, di ritorno da un viaggio in Inghilterra. Commosso. A portare a Siena la prima coppa di canestri per il gioco del basket, canestri che verranno sistemati nel campo del ricreatorio del Costone. 9 giugno 1311, la maestà di Duccio entra in cattedrale. Il popolo di Siena portò in Duomo con una processione solenne la maestà, dipinta da Duccio di Boninsegna. La maestà rimase sull'altare maggiore del Duomo fino al 1506. Nel 9 giugno 2011, 700 anni dopo, venne riprodotta una copia in fotografia con le stesse dimensioni e venne fatta rivivere la processione del 1311, con un carro trainato da due buoi, da Pian dei Mantellini fino alla cattedrale. 1 giugno 1852, apre il Pio Asilo Butini-Burche. Maria Assunta Butini nasce a Siena, figlia di un dipendente del Santa Maria della Scala, però da giovane va a vivere a Napoli, dove col tempo conosce il conte Edmondo de Burche, un nobile danese inviato come ministro di Danimarca alla corte di Napoli. Dopo un po' di tempo lo sposa e fa la vita da contessa. Però Maria Assunta non aveva dimenticato la sua città natale, Siena, e nel testamento dispone, dopo la morte, che fosse fondato in Siena un asilo di beneficenza per le donne povere, lasciando per questo scopo la somma di 240.000 franchi. Dopo la sua morte, il comune di Siena stabilisce di insediare nell'ex convento di Vita Eterna, in via dei Pispini, l'asilo Butini-Burche, locali dove siamo anche noi, era il convento della Vita Eterna. 14 giugno 1954, nasce la rock star Gianna Nannini. Pur vivendo ormai da molti anni lontano dalla sua città, non perde mai l'occasione per raccontare con fierezza di essere nata a Siena e in Fontebranda. E ora un termine, proprio un finale in musica di un trio più uno, perché c'è anche Graziano. Aspetta. Sì, quindi Anna, Vanna e Teresa, e più Graziano, che presenteranno il Mazzolin di Fiori, Come bello fa l'amore quando è sera e arriva la primavera. Faranno loro, noi gli diamo lo spazio di tutto il palcoscenico. Vedrete quanto sono belle. Che bellissime. Bellissime. Quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna, quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna, e vada bene che non si
maestro. Oggi no, non mi va di lavorare perché ho deteso intorno a me, è arrivata primavera. Oggi no, a spasso me ne andrò per i viali dei giardini. Vado alla fontana dove tutto intorno giocano i bambini. Mi diverto coi monelli, tra gli spruzzi e gli zampilli, sospirando ritornelli di canzoni d'oggi di. Me ne vado a spasso felice così, senza meta, e tutti i miei pensieri volano leggeri nell'azzurro ciel fischiettando. Tutti i miei pensieri volano leggeri nell'azzurro ciel. Canzone di primavera, sei sempre più dolce, timida e sincera. Canzone di primavera, riporti intorno la felicità. Canzone vola, vola lontano, nei cieli azzurri fra le rondini lassù. Canzone vola, vola lontano, a tutti quelli che ti vogliono cantare. Canzone di primavera, risvegli il canto di una capinera. Canzone di primavera, mi porti a spasso nell'immensità. Canzone vola, vola lontano, tra i cieli azzurri e i fiori che stanno a sbocciare. Canzone vola, vola lontano, portaci amore, pace e serenità. Portaci amore, pace e serenità. Ma quanto sarà bello far l'amore quando è sera, eh? Sentiamo un po' se è vero, se è vero. Prego. Ci siamo. Ah, grazie. Mi sono in scena. Allora sì. Com'è bello far l'amore quando è sera, fare amore con l'amore che si c'era, quelle stelle che ci guardano lassù, non sono belle come gli occhi che c'hai tu, se bianca non mi veglia l'azione. Dove tu te puoi lasciare, specialmente fra le cose a primavera. Com'è bello far l'amore buona sera. Che dice, lei che fa? Noi ci si prova poi. Ma questa. Bravi, 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 perché si vede l'entusiasmo. Quindi sicuramente verrà fuori qualcosa di buono anche nei cuori prossimi venturi. C'è ancora una poetessa scrittrice in platea, Paolangela Draghetti? C'è ancora? Sì? Io so, perché un uccellino me l'ha detto, che Paolangela Draghetti c'ha una poesia sulla primavera. L'ha dietro, per caso? La mano, allora non l'ho sentito. Allora,
Paolangela Draghetti è una scrittrice per bambini di poesie, di novelle, che l'ha rappresentata anche qui da noi, è nostra socia, che non sta qui ma sta a Livorno attualmente. Ma ogni volta che il cuore la chiama qui nei dintorni di Porta Fischini, lei si fa, risponde subito a questa chiamata del cuore. E noi approfittiamo. Paolangela, abusiamo di questo, e le cose improvvisate, anche perché poi i registi, capito, presentatori fanno un po' come li pare, allora sei fregata di venire quassù. Ti ringraziamo per venirci a trovare sempre. Quando vieni da Livorno, lei obbligatoriamente ci viene a far visita. Anche per l'affetto, soprattutto bene. Per l'affetto. Quindi il microfono è tutto tuo. Scusate, ma bisogna che mi ci metto gli occhiali, perché anche se l'ho scritta io, ma tutte le parole non le ricordo. È intitolato proprio «Alla festa di primavera». Oggi è di gran fermento per lo strano appuntamento che gli uccelli del contado nel boschetto si son dato. Fiume lisce, doppio petto, ecco, pronti al gran concerto che terranno fino a sera per la festa di primavera. Già cinguetta il cardellino sul cespuglio di biancospino e da un ramo di prugnolo gli fa eco l'usignolo. Saltellando a più non posso, poi arriva il pettirosso e col picchio un vecchio tordo che non canta perché è sordo. Con la sua mandola nera ora si unisce la capinera ed il merlo dal becco giallo che fa il verso al pappagallo. Stan la lodola e il fringuello sotto a un fico a mo' di ombrello, mentre il gufo e la cornacchia sono nascosti nella macchia. C'è la gazza dispettosa ed il passero sulla rosa, c'è la colomba, c'è il piccione ed un corvo col trombone. Sola sera, trafelata, la cincia allegra innamorata giunge in tempo per il coro da intonar sul sicomoro. Ecco, tutti quanti erano presenti, intonati e molto attenti, ma come fu e come non era? Ma la rondine non c'era, ingannata dal ventaccio e dal monte con il ghiaccio, non s'accorse che già sera all'inizio di primavera. Grazie, grazie Paolangela. L'abbiamo fatta la sorpresa, eh? Sì. Ma io lo sapevo, perché uno di questi uccellini che lei ha descritto mi ha detto: guarda che lei c'ha una poesia così e così che riguarda tutte le creature del bosco. Bene, ti ringraziamo, un applauso, grazie per questo fuori programma. E ora la finale con tutti i partecipanti e le partecipanti soprattutto a questa festa di pomeriggio. Prego, maestro. Maestro Giulio Pianigiani. Grazie, grazie. Anna. Stai lontano da sto. Teresa. Anna. Graziano. Niente voglio niente. Paola, Angelo e lo astrologo Primo Boschi, Manuela, Fernanda. Non è mai più bella. Ci nascerà per me la
naturalmente ci sono altre persone, oltre a questo bellissimo coro, ci sono altre persone, ovviamente i tecnici. Io prego di illuminare in qualche maniera, come possiamo fare, illuminare, se no venite giù nel palco, tanto perché, ecco, i tecnici che hanno avuto una parte importantissima. No. Basta, non è il momento di fare sottigliezze. Allora, maestro Maddi, dov'è? C'è? Maddi, bisogna venire nel palco. Maddi, il presidente che è stato impegnato per motivi suoi personali, è arrivato ora e l'ho anche sostituito indegnamente. Oggi io sono il sostituto di tutti, sostituto di Vera, sostituto di voi. Però penso insomma un pochettino. Quindi il presidente Antonella, poi dov'è Antonella? Prego, qua su nel palco, perché deve rimanere questa compagine, deve rimanere perché si sta riprendendo e quindi noi dobbiamo far tramandare questo nostro fare ai posteri e bisogna esserci quelli che hanno lavorato. C'è nessuno che ho dimenticato? Marta dov'è? Dov'è Marta? Marta, mi stavi sfuggendo. Avanti. Anche Paolangela. Paolangela ha avuto ovviamente il suo momento di gloria, ma vieni anche qua su. Così si avvera quello che era la nostra strategia degli anni 90. Tutti sul palco, uno solo in platea a controllare. E insomma ci siamo quasi arrivati. Io voglio dare la parola al presidente perché lui è la più alta carica di questo nostro centro dello Stato. Mi eclisso. Buonasera e complimenti veramente, perché è stata, io non sono potuto essere presente fin dall'inizio, ma mi è bastato vedere quel da maggio in giù, è stata una bella serata, ben organizzata, sicuramente qualcosa poteva andare meglio, qualcosa poteva andare peggio, però anche perché ci siamo dotati recentemente gli strumenti per rendere queste cose più apprezzabili e poi siccome noi siamo nella terza età e come tutte le cose anche l'orecchio perde un po' delle sue funzionalità, il fatto di essere dotati di questi strumenti è essenziale per godere di quello che si sta facendo. Quindi questo per fare complimenti a tutti da tecnici, grazie anche a Lorenzo che oggi è venuto a darci una mano in questa cosa. Vi ricordo che mercoledì prossimo, cioè primo di giugno, ci sarà un'altra lettura, la presentazione di un libro di Fratelli Dionisio, che sarà un racconto sulla mezzadria dei primi anni 40, quindi una mezzadria dove l'ambiente rurale insomma di quegli anni lì. Quindi sabato poi c'è il pranzo, si farà una romanzina a tutti i nostri commensali perché partecipino un po' più presenti a queste iniziative. E quindi vi do una buona serata a tutti. Ora grazie anche soprattutto a chi ha fatto i dolci, ha organizzato il tè, perché ora come sempre chiuderemo con il nostro tè, che stasera sarà andato un pochino più lungo, però insomma si chiude così con il nostro consueto tè con i dolci casalinghi. Grazie a tutti, grazie, complimenti. E a questo punto sipario.